Allora, prima di iniziare, due cose. I video in 18 noni, nonostante molti di voi mi abbiano scritto nei commenti che no, ma se lo guardi sulla TV fa schifo, vi capisco. Però, se voi aveste i dati che ho io in mano, cioè quelli che vi faccio vedere in questo momento, notereste come la percentuale di persone che vede i miei video da uno smartphone è molto più elevata di quelli che lo guardano sulla TV. E mi dispiace per chi di voi guarda i video sulla TV, però effettivamente i dati dicono il contrario, cioè io se devo accontentare un pubblico devo accontentare quello che è il pubblico più grande e dai dati che vi ho fatto vedere potete benissimo capire che i video oggi li guardate in maggioranza da smartphone e che oggi gli smartphone in maggioranza hanno uno schermo 18 noni. Quindi siccome quello è inevitabilmente il futuro, mi dispiace, però i video saranno in 18 noni. Partiamo con i contributi video. Allora, il primo è di Dada Live, sentiamolo. Ciao Andrea, volevo sapere qual era il miglior processore tra i Qualcomm, i Kirin, gli Exynos e i Mediatek. Grazie. Allora, è molto molto difficile rispondere a questa domanda perché anche se ad esempio c'è una sorta di razzismo contro Mediatek, sulla carta i processori Mediatek poi alla fine hanno anche una certa potenza. Il problema spesso è il software che non segue il passo dell'evoluzione hardware e quindi magari ti ritrovi un bel dispositivo con un buon processore anche potente, ma poi con un software pietoso che fa girare male il processore e anche esteticamente non ti attira, quindi giudichi male telefono, dispositivo e SoC, quindi processore e tutto il resto. Però i processori Mediatek hanno anche la loro potenza, condivido però che non siano forse tra i più potenti e tra i migliori, tra virgolette. Dal mio punto di vista, diciamo che per diffusione, per applicabilità delle loro tecnologie un po' su tutti i dispositivi, è chiaro che i processori Qualcomm sono quelli che oggi definiamo migliori, perché alla fine sono gli unici che lottano contro chi? Contro i Mediatek, perché sono i due tipi di processori disponibili per tutti. Exynos sono processori che realizza Samsung. Ogni tanto qualcuno arriva anche in altri smartphone. Mi ricordo di smartphone Meizu che hanno montato il processore di Samsung, però sono processori che generalmente Samsung fa per lei e infatti troviamo sui dispositivi Samsung. Processori che vanno bene. In alcuni casi abbiamo visto prestazioni un po' al di sotto delle controparti Qualcomm, ad esempio anche l'anno scorso l'S9 Exynos andava un po' meno bene anche come batteria rispetto al modello Qualcomm che era in vendita, è in vendita soltanto in altri paesi, non in Italia. Quindi sono lì come prestazioni, alla fine sono lì, però ci sono questi dettagli a favore del Qualcomm. Il processore di Huawei, il Kirin, è un processore molto potente anch'esso, con un'applicazione di intelligenza artificiale che è la migliore in circolazione, però anche lì va come un Qualcomm, non vi so dire se vada meglio o peggio. Secondo me va meglio come consumi, ecco, quindi se dovessi fare una stima, il Qualcomm è il più equilibrato. Parliamo di processori top, eh. Il Qualcomm Snapdragon 845 o 55 è la soluzione più equilibrata come prestazioni e consumi. Il Kirin 980 punta molto sull'intelligenza artificiale, sulle prestazioni che però sono le stesse del Qualcomm, forse anche un filino meno. La versione invece Exynos di Samsung è secondo me un gradino sotto, quindi se ti dovessi fare un attimino una classifica, direi Qualcomm e Kirin al primo posto, Exynos, Mediatek, ma è proprio una classifica stupidissima. Secondo contributo audio di Nicolas, andiamo a sentirlo subito. Ciao Andrea, ultimamente tutti i produttori stanno puntando sui display flessibili, ma non ne vedo un'utilità. Tu cosa ne pensi? E qual è secondo te la migliore implementazione tra quelle già presentate, come ad esempio Samsung o Xiaomi? Allora, ce ne sono diversi, effettivamente. Quello di Samsung si è visto, ma non si è visto, probabilmente ne sapremo di più o a Barcellona o direttamente all'evento del 20 febbraio. Quindi è da valutare. Però, da quello che si è visto, sembra una tecnologia interessante, però secondo me è ancora un po' acerba. Dal mio punto di vista, quello che mi ha convinto di più, anche se mi pare un po' ancora in stato prototipale, è quello di Xiaomi, perché il fatto che lo schermo si pieghi in questo modo, quindi con i due quarti estremi, e si va a chiudere in questo modo un po' a conchiglia. Mi piace come idea, mi piace veramente tanto e anche dal video concept tutto sommato sembra funzionare bene sia il meccanismo sia l'adeguamento del software. Il FlexiPad, FlexiPi,
mi sembra veramente invece una cosa preistorica che verrà dimenticata e verrà superata prima che gli utenti che l'hanno acquistato pagandolo 1500 dollari se lo vedranno recapitare a casa. Arriverà il pieghevole di Samsung, verrà presentato, sarà più bello, costerà meno probabilmente. Arriverà il pieghevole di Huawei. Verrà presentato dopo, ma arriverà prima, costerà meno, e lo stesso per quello di Xiaomi, quindi il FlexiPi, FlexiPad, addio. Bellissima idea, avete fatto parlare di voi, però poi il mondo è andato avanti. Quindi io mi aspetto tanto da Samsung e Xiaomi. Su Huawei non mi so assolutamente esprimere perché non si è visto niente. Huawei è una di quelle aziende che ormai riesce a tenere il segreto su questi progetti in modo quasi totale. Quindi sono molto curioso, staremo a Barcellona, quindi per vedere questo pieghevole, poi chissà, magari ce lo faranno anche provare, boh, non ne ho veramente idea, ma sono curioso. Ve ne parleremo. Contributi multimediali purtroppo finiti, quindi mi dispiace, avrei voluto molti più audio, molti più video, mi raccomando, datevi da fare. Passiamo però alle domande classiche, a quelle noiose, quelle scritte, andiamole a leggere. Forever Play, chissà Andrea, dovrei cambiare telefono, mi consigli di aspettare l'Asus Zenfone 6 o un S9 Plus tra una settimana o hai un consiglio? S9 Plus tra una settimana. Allora, l'S9 Plus oggi non ha senso. Uno è uno smartphone che non è cambiato molto rispetto all'S8, quindi ti consiglierei forse anche l'S8 Plus al posto dell'S9 Plus, ma soprattutto arriva S10, puoi attendere e valutare anche l'S10e che sarà più economico. L'Asus Zenfone 6, sul nostro sito abbiamo pubblicato qualche immagine anche dell'Asus Zenfone 6 che è stato già beccato, sembra molto carino. Il problema è che Asus lo presenterà non si sa bene quando, forse dopo il Mobile World Congress, perché Asus non parteciperà quest'anno attivamente al Mobile World Congress, ma il vero problema di Asus è che il telefono lo presenteranno a marzo e non lo vedremo prima magari di maggio, giugno. L'anno scorso con la famiglia Zenfone 5 hanno spezzettato il lancio e gli ultimi modelli sono arrivati quasi alla fine dell'anno. È sempre un po' il problema di Asus, quindi se hai fretta, forse attendere lo Zenfone 6 non è una buona idea. Consigli, cosa ti posso consigliare? Un OnePlus 6T oppure il nuovo OnePlus 5G magari che verrà annunciato a Barcellona e che avrà un prezzo contenuto. Questo è il mio primo consiglio in questo momento. Poi, se vuoi concentrarti invece su qualcosa di livello un po' più alto, allora magari valuta appunto S10, valuta LG G8 ThinQ che uscirà veramente a brevissimo, sempre a Barcellona sarà presentato, e chiaramente i P30 e P30 Pro di Huawei. Simone Lucente, ma è possibile che il tuo iPhone non abbia neanche un grafio senza cover per pellicola? Poi ci sono io, l'appoggio e lo trovo grattugiato. Allora, in realtà devi sapere, dovete sapere che io uso tutti i miei smartphone senza custodia. È facile, diciamo, utilizzare un Redmi Play senza custodia, perché tanto, anche se sì, si impolvera, si graffia, è un telefono economico e quindi chi se ne frega. Però, capisco che magari vedere in mano un telefono un po' più costoso, come può essere l'iPhone, sì, ma come può essere anche il Mate 20 Pro, che per me è molto più delicato dell'iPhone, è molto più scivoloso, o il OnePlus 8T, che non è costoso come un Mate 20 Pro o come un iPhone, però è molto scivoloso e più scomodo in mano. Questo qui, secondo me, è uno dei telefoni grossi più comodi da utilizzare, quindi il rischio scivolamento non c'è. Però sì, può capitare magari che in tasca si graffi, in realtà qualche graffietto ce l'ha, non tanto sulla cornice dove comunque il nero rispetto all'argento fa vedere meno i graffi, però sullo schermo qualche graffietto c'è. Però tutto sommato non mi sembra nulla di catastrofico, quindi mi va bene così. Come dissi tanti anni fa sul mio profilo Twitter, che se volete seguirlo si chiama sempre Andrea Cervone, scrissi un bel tweet che poi ogni tanto qualcuno mi rinfaccia. E quando compro un qualcosa di valore, voglio sentire i soldi che ho buttato per comprarlo. Perché se compro un oggetto, perché deve essere in vetro, in alluminio, come direbbe Johnny Ive, anche se questo è in acciaio, voglio sentire quella qualità per cui ho pagato. Se no, se devo ricoprirlo con una custodia cinese da 2 euro, tanto va, e sentire la plastica scadente che magari mi irrita le dita o mi fa venire malattie strane, sto scherzando. Tanto vale, mi compro un telefono diverso, non vado a spendere tutti questi soldi per un telefono che punta sui materiali, sul design, bla bla bla, e poi lo vado a ricoprire con una cover. Questo è stato sempre il mio concetto di partenza, motivo per cui ho usato spesso le pochette, poi alla fine le pochette erano scomode e allora, ta-da! Giovanni, ed è questa l'ultima domanda, ho un S8 e vorrei cambiare telefono, cosa faccio? Aiutatemi, iPhone XS o S10? Qui dipende molto dal tuo affezionarti ad un brand, ad un sistema operativo. Se hai sempre avuto Android, il passaggio tra S8 ed S10 è quello più indolore.
perché sì, troverai la nuova Samsung One UI, quindi un'interfaccia un po' diversa, ma comunque sarà sulla base della precedente interfaccia. L'ecosistema Samsung lo conosci, sai quali sono i servizi che ti mette a disposizione, sai il telefono più o meno come va, quali sono i suoi pregi, quali sono i suoi difetti. Sicuramente ci guadagneresti per quanto riguarda fotocamera, schermo rispetto a S8, ma è anche vero che ci guadagneresti in fotocamera e schermo anche con l'iPhone. Secondo me con l'iPhone non te ne ma te ne smax ci guadagni anche tanto come batteria, anche se non ho provato l'S10. Quindi dipende, però comprando un iPhone chiaramente cambiano un po' di cose, ci perdi tutte le applicazioni di investimenti fatti col Play Store, però è un'esperienza diversa, hai dei servizi diversi, magari ti può pure fare piacere, no? Provare a cambiare, valuta tu in base a quanto ti senti all'interno dell'ecosistema Android e soprattutto Samsung. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video, io vi ringrazio come al solito per le domande e vi invito nuovamente ad inviarmi su Telegram, vi lascio il link in descrizione, le vostre domande. Se me le fate come commento audio o addirittura con un video, avrete più possibilità di finire nel Q&A Tech Day della prossima settimana. I video verranno premiati, gli audio verranno preferiti, le domande classiche, gli screenshot delle vostre domande qui su YouTube saranno la cosa un po' più sfigatella, che va bene sì, però così. Vi volete sentire un po' sfigatelli così? No, direi di no. Quindi mandatemi il vostro contributo video audio, non siate timidi, io ci metto la faccia ogni volta, potete mettere anche voi almeno la voce, non dico per forza la faccia, ma almeno la voce, anche voi qui su YouTube. Ci risentiamo ad un prossimo video. Ciao a tutti da Andrea Cervone per tech.it.